so che è stato un candidato alla direzione generale della ASL di Pescara nei mesi scorsi, so che è una persona molto vicina politicamente ad una componente del Popolo delle Libertà, so che ha ricoperto l'incarico di direttore generale di una ASL di Roma che è stata direttamente o indirettamente coinvolta nelle questioni di mala sanità che hanno interessato la Regione Lazio e so in particolare che è stato il protagonista di una fase importante della realizzazione dei lavori di costruzione dell'ospedale dell'Aquila ed è stata la persona che nel 2000 ha proceduto alla sua inaugurazione senza che la struttura fosse dotata di un'agibilità completa. Io credo che una persona con questo curriculum, pur non avendo avuto la possibilità di conoscerla, non dovrebbe costituire una risorsa, un soggetto sul quale investire, una persona alla quale affidare la direzione strategica di un organismo così importante qual è l'Agenzia Sanitaria Regionale. Mentre la Procura della Repubblica dell'Aquila apre fascicoli ed avvia inchieste per ricostruire proprio gli ultimi anni che hanno preceduto l'inaugurazione dell'ospedale San Salvatore, la Giunta regionale ha deciso di affidare al dottor Menduni l'incarico di consulente strategico dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Io non so e in questo momento non sono in grado di valutare e di apprezzare se è coinvolto, se sarà coinvolto, quali sono i suoi livelli di responsabilità. Io considero però assolutamente inopportuno che una persona con questo curriculum spiacevole purtroppo per lui in questo momento possa essere considerata una persona adeguata a ricoprire un incarico così importante. Quindi io mi auguro che il Presidente della Regione, la Giunta stessa, valuti l'opportunità di rimuovere il dottor Menduni dall'incarico di consulenza che gli è stato affidato, se non altro per ragioni di opportunità. Non solo perché in campagna elettorale era stato detto che il ricorso a consulenze esterne sarebbe stato fondamentalmente cancellato, ma anche e soprattutto perché in un momento così delicato come questo, con l'altissimo grado di coinvolgimento che questo professionista ha avuto nella vicenda della costruzione dell'ospedale dell'Aquila e della sua stessa inaugurazione, io credo che sia un segnale necessario ed indispensabile per gli abruzzesi quello di rimuoverlo da un ruolo di così grande responsabilità per la costruzione della sanità in Abruzzo. Non possiamo guardare al futuro della sanità rivolgendoci a persone che rappresentano il passato, un passato difficile, un passato pieno di problemi, un passato purtroppo da una settimana costituito anche da disastri, perché è un disastro quello che si è consumato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila.